Ciao gente, io sono Xana Kobi e oggi siamo tornati sulla Domenico Wakfu. Oggi si continuerà con la missione primaria, con l'avventura primaria. E dovevamo andare al Monte Zint. Se non sbaglio, per andare al Monte Zint, che è qui, sì, bisogna andare da Buddy Hulli, perché è così che ci siamo stati l'ultima volta. Quindi credo che anche così si debba ritornare. Oppure no, perché non lo so in effetti. Cioè, leggiamo un attimo. Ok, no, noi ora abbiamo l'ocarina, giusto? Mi sembra di sì. Sì, sì, abbiamo l'ocarina che è un oggetto che in realtà non so cosa serve. Ok, abbiamo l'ocarina, quindi che ci guiderà, bla bla bla. Ullu è lui, no? Ullu, no, uè, uè. Devo trovare Ullu davanti al Creeveys, che non ho idea di che sia. Lui ci aiuterà. Ah, ci darà queste informazioni utili, ok. Vediamo. Monte Zint. Noi dovremmo andare essere qua. Quindi sì, si può usare il portale Zap. Quindi secondo me si trova in questa parte. Perché le altre zone del Monte Zint non l'abbiamo sbloccato. Oppure sì. Ok, quindi noi dobbiamo andare del Monte Zint. Dobbiamo andare, a parte questo piccolo bug, dobbiamo andare al Creeveys, sempre che ci sia. Oppure una parola in inglese che io non conosco. Ok, portale zappo. No, no, amacana no, bonta no, brakmar no, sufokia no. No, 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 no. Monk Island no. No, 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 zint, ok. E quale dei due, dato che qui non posso andarci? Ok, sì, era questa zona. E ora parliamo con Ullu, che si trova da qualche parte. Vediamo. Ah, tra l'altro bella questa cascata. Ah, è il classico tipo. Tipo, vabbè. Vabbè, avete capito. Ok. Bisogna. Vogliamo parlare con un tipo? Ok. Quindi dov'è che dobbiamo andare? Qua. E come. Ah, giusto, ora che abbiamo l'ocarina. Non lo so in realtà. Sì, ora che abbiamo l'ocarina possiamo camminare sulle nuvole. Fantastico, di solito non si può fare. Perché infatti qua non si può camminare, non si può stare fermi nelle nuvole. E bisogna avere un booster pack to. Cioè questo, bisogna avere questo per accederne. Oh, mi hai dato delle informazioni sbagliate o cosa? Parliamoci ancora. Aspetta un attimo. Qua c'è un. Ok, quello di Ogrest. Sì, e qua mi dice che devo avere un booster pack. Booster pack to access in this area. Questo è un booster pack, cioè. Avete capito? Vediamo velocemente. Non capisco se però booster pack intende uno di questi boost. Vabbè, nel caso si servirà, spenderò 2 euro, 3 massimo. Vabbè dai, lo faccio per voi, yeah. Acquisto un booster pack. Così almeno salgo di livello anche con gli altri. Mi acquisto il booster pack più. Come si dice? Più. Avete capito? Più. Meno costoso degli altri, ecco. E ho scoperto di non avere più soldi nella carta di credito. Quindi
Ditemi voi se uno per continuare l'avventura deve sul serio, ma davvero sul serio, comprare un booster pack. Perché se no, perché a me l'unica cosa che viene in mente con booster pack è questi boost. E se si deve accedere a acquistare solamente con i booster pack è un pochino brutto per chi non ha soldi o per chi non ha l'opportunità di poter comprare. Vediamo. Io in realtà non so se si deve pagare per il booster pack. Cioè se uno per continuare l'avventura deve per forza pagare. Ma sarete voi a scriverlo nei commenti se, boh, se avete per caso continuato l'avventura e ne sapete più di me, ecco. E quindi niente, voglio vedere prima di finire il video se... Vabbè, qui non si può aprire. Voglio vedere se hanno fissato il mio bug, il mio piccolo cestino con tutti i migliaia di tesori, tutti i miei minerali, mi ricordo memoria tutto. Vabbè, non proprio tutto però. Dimmi che l'hanno fatto. Ah, che bella soddisfazione. Guarda, ricordatevi, io ho tutti questi items, tutti i miei minerali. Avevo 1000 di ferro che non mi servono un granché a questo livello. Tutti i miei tesori sacri. E qua non ci avevo messo niente. Ah, giusto, perché l'avevo... Oh. Ah, sì, ok, sì, sì. E che qua avevo sbloccato l'Emerald Kit, Ikea Kit, quello lì. Caspita, quanti... Mi siete mancati. Ora posso... Ah, tra l'altro, visto che si può comprare un oggetto magnifico, che... dov'è? Mi sa che è... Non è... No. Dov'è? C'era un oggetto fantastico in cui potevi mettere 50 oggetti. E che tu di massimi questi... queste ceste ne potevi avere due. Quindi un totale di 200 oggetti. No, non 200, 100. E dov'è? No, non lo vedo. Strano. Vabbè, insomma, è un oggetto che è una specie di chest, simile a questa, però più bella. Che la puoi piazzare e ci metti dentro 100 oggetti bellissimi. Mi sa che qua, no? Vabbè, è simile, è un dresser, ecco, è un dresser. Vabbè, niente, per questo video è tutto. Condividete per supportare. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Commentate se sapete come continuare l'avventura e se sapete che per forza uno deve comprare un booster. E quindi quelli che non possono avere le carte di credito, i soldi nelle carte di credito, oppure bla bla bla. Insomma, scrivete come continuare l'avventura. Quindi niente, noi ci si vede alla prossima. Ciao!